E tanta magna per tutti ragazzi, oggi il big ritorno ragazzi, Ferrix torna sulle app. Infatti quest'oggi vi riporterò le app, me l'avete chieste in tantissimi e avevamo fatto quest'estate una bella serie sulle app del momento. Però ho deciso un po' di cambiare il format e quindi anziché fare le app del momento voglio portare almeno mese per mese, in modo che non mi toglie troppo tempo per gli altri impegni, le migliori app by Ferrix, ovvero non per forza le novità di quel mese, ma le app che durante quel mese mi hanno colpito maggiormente. Ovviamente ragazzi, se ci sono app che escono che fanno il botto, ve le porterò in tempo reale senza dover aspettare tutto quanto il mese. Bene ragazzi, iniziamo subito. Vi porto le app che mi hanno colpito maggiormente, quindi nel mese di gennaio. La prima app di cui vi parlerò oggi ragazzi è Color Switch, un'app che mi sto veramente chiudendo. Non fate caso qua diciamo ai risultati bassi che sono qui sullo schermo, perché sul cellulare veramente mi ci sto chiudendo. Allora, lo scopo del gioco è semplicissimo, bisogna semplicemente far passare questa pallina, prendere le stelline e arrivare al traguardo. Ovviamente qual è la difficoltà? È che questa pallina potrà passare soltanto attraverso, diciamo, gli ostacoli dello stesso colore. Quindi vedete, se io prendo la pallina e non la faccio passare sull'ostacolo giallo, si va a infrangere malamente. La difficoltà è quella proprio di dare, diciamo, la botta al momento giusto per farla passare, per capirci un po' sullo stile di Angry Birds, quindi bisogna essere abbastanza precisi. E ovviamente, ecco, la difficoltà è anche tutta quanta la velocità. Sul computer risulta molto più difficile perché col mouse è un po' più complicato. E oltre alla modalità challenge, che è quella più bella secondo me, c'è anche la modalità race. Però non è una sfida contro altre persone, ma bensì contro una pallina del computer. E funziona come la modalità challenge, solo ecco che andate contro questa pallina del computer. Gioco veramente carino, vi fa passare qualche ora e io uso soprattutto, ecco, quando mai faccio una pausa dallo studio mi butto qua. Questa qui invece ragazzi è un'app veramente sensazionale. Stiamo parlando di TV Showtime e vi diciamo terrà conto di tutte le serie TV che avete visto, quindi tutte le serie TV e anime soprattutto, e soprattutto vi dirà quanto tempo avete speso in serie TV. Se guardate, io ho speso 3 mesi, un giorno e 4 ore a vedere serie TV. Vi dirà tutte quante quindi le serie TV che avete visto e potrete anche aggiungerle. Quindi ad esempio, se io non l'ho ancora vista, la vedrò tra poco, ma metto Twin Peaks. Come vedete qui posso andare su Twin Peaks, cliccarci, decidere se ho visto la prima stagione, la seconda, eccetera, e aggiungerla al mio, diciamo, inventario di serie TV viste. Ma la cosa principale che fa questa grande applicazione è il calendario. Infatti, grazie al calendario potrete avere tutte quante le serie TV in colonna e dirvi quando uscirà il prossimo episodio. Vi dirà anche quali dei vostri amici lo vedono. E soprattutto, oltre a fare tutte queste cose che vi ho appena detto, se non sapete magari che serie TV vedere, potete andare qui su Trova altre serie TV e vi dirà tutte quante le serie TV in trend, ovvero quelle che stanno andando adesso. Oppure se non volete vedere quelle famose, mettete magari per non so, premiere e finale, quindi quelle che stanno iniziando, oppure quelle appena finite, insomma, quindi che sono complete. Oppure potrete mettere i più aggiunti, quindi quelle che hanno più seguito di successo. Quindi ad esempio vedete Game of Thrones è la più seguita da quelli che utilizzano quest'app. Ragazzi, qui c'è Swing, un'altra app, e vi avevo portato una cosa simile, se ve l'ho ricordato, su un altro episodio. È sempre della Ketchup e l'obiettivo è più o meno come quello del vecchio gioco. Lì bisogna fare un ponte, qui invece bisogna utilizzare questa corda. Come state vedendo, il gioco è abbastanza semplice: il tizio inizierà a camminare indietro e voi dovete fare in modo che la corda sia abbastanza lunga per arrivare alla colonna successiva. La difficoltà di questo gioco è proprio quella che non siete voi a decidere e quando fermarvi, ma è lui che prende e parte direttamente. Infatti, appena selezionato, non devo ricliccare io, lui prende e parte in automatico verso la nuova nuova discesa. Qua, mamma mia, pelo pelo ragazzi, e qua va a schiantarsi. Gioco sempre abbastanza carino, nulla di particolare, bisogna semplicemente andare avanti il più possibile e cercare di non far crepare questo tizio. Invece io lo sto facendo crepare svariatissime volte. Come detto nella intro ragazzi, non vi porterò soltanto giochi nuovissimi o appena usciti, ma vi porterò in questo mese i giochi che mi hanno colpito di più. Io mi sono veramente chiuso in Score Hero, forse molti di voi lo conosceranno, chi non lo conosce
gli consiglio veramente di scaricarlo. È un gioco di calcio, però è molto diverso da tutti gli altri. Infatti voi dovrete impersonare il vostro personaggio, ci sarà tutta una storia, quindi se, cioè storia ragazzi, insomma, se vincete partirete dal basso eccetera. Ma soprattutto la cosa bella che mi piace molto è che ci sono degli episodi, quindi non è che sempre giocherete una partita come altri giochi, avrete delle occasioni, magari sono due o tre occasioni e voi le potete sviluppare come volete. Il gioco è molto semplice, bisogna trascinare, ecco, l'icona verso quello che volete fare, potete dare anche tiri ad effetto. E mi sto chiudendo molto perché è un gioco che va tranquillo, non c'è bisogno di molto impegno. Ci sono delle vite, quindi una volta che avete finito quelle vite non potete andare avanti per qualche oretta finché non si ricaricano. E comunque sia, fa passare del tempo ed è molto molto carino e molto ben fatto, ragazzi. Infatti mi sta appassionando veramente tantissimo. E come vedete si possono fare anche dei bei gol, le animazioni sono abbastanza fighe. E la difficoltà è molto elevata, devo ammettere, perché per passare a dei livelli successivi poi ci sono bisogno delle stelle. Quindi se non fate, adesso vediamo se riesco a finire tutta quanta la scena. No, allora la faccio vedere così. Se non fate un tot stelle in tutta, diciamo, la stagione, voi non potete passare nella stagione successiva. Quindi per passare alla stagione 490, cioè scusate, alla stagione 13, devo fare un totale di 492 stelle. Bene ragazzi, il video finisce qui. Come detto, non vi sto portando più le novità delle app del momento. Alcune sono state le novità, ad esempio Color Switch, che è uscito in quest'ultimo periodo. E spero che il video Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere lasciando tantissimi like per questa serie, e da Ferrix è tutto e noi ci vediamo in un altro video. Bella!